Allora, sono modella, sono tante cose, modella, conduttrice, os, amante dello sport. Probabilmente mi sento più nei panni della conduttrice. Allora, adesso inizierò proprio in occasione dell'Europeo un programma su Twitch con la pagina Il Rompipallone, che per chi è amante di calcio e di sport conoscerà sicuramente, su Instagram è popolarissima. L'esperienza di Miss Italia è stata la primissima per me, quella che mi ha fatto poi affacciare a questo mondo. La ricordo con tanto piacere perché comunque mi ha fatto riscoprire delle passioni che sì, ho sempre avuto, però un pochino dimenticate nel cassetto. Con la mia bellezza ho un po' un rapporto, io lo definisco umile, nel senso che tante volte non mi rendo conto e la vivo in modo molto sereno e tranquillo. Come ostacolo? Potrebbe essere vista come ostacolo la bellezza a volte, tanti luoghi comuni, però l'importante è avere l'intelligenza per far capire che in realtà c'è molto di più. Da spettatrice più che altro, ma io da piccolina ero un maschiaccio, perché giocavo a calcio con i miei vicini di casa che erano tutti maschi, mio fratello più grande, quindi ero sempre piena di lividi. Poi vabbè, appassionata anche di motori, andavo in minimoto, però in settimana facevo danza, quindi una ragazzina a modo in settimana e un maschiaccio il sabato e la domenica. La mia passione per il calcio ho iniziato a vederla come un ipotetico lavoro, non troppo lontano, l'anno scorso esattamente. Io ho iniziato a condurre programmi di sport, di motori, poi mi sono detta, vabbè, sono appassionata di calcio, perché non tentare? Ho provato ed è andata molto bene, così ho deciso di intraprendere questa strada. Prossimo progetto che andrà in onda su Twitch, tra l'altro è un social molto in voga ultimamente, soprattutto per questo tipo di dirette. Io con i social ho un bellissimo rapporto, credo che siano molto utili sotto tanti punti di vista e siamo un po' tutti influencer in realtà, basta condividere le nostre passioni, quello che ci piace, di conseguenza ci sarà sempre qualcuno a cui piacciono le nostre passioni e le condivide con noi. Punto tanto di più sulla televisione, ovviamente perché è la mia passione principale, contestualmente anche al lavoro dei social, però di sicuro quello per la televisione richiede molto più tempo, molta più dedizione e tanta pazienza, ovviamente ci vogliono anche competenze diverse. La mia passione per il sanitario, parliamo così, per il mondo del sanitario, è nata in realtà a seguito di problemi che ho avuto di salute. Ho deciso di dare una mano al prossimo perché io nel mio percorso per fortuna ho trovato persone molto valide, molto gentili, anche a volte un po' meno, però appunto ho deciso di portare la mia esperienza con le altre persone e quindi regalare un sorriso. Riesco comunque ad esercitare entrambe, non credo però che sia il mio piano A, nel senso che il mio sogno nel cassetto è quello di condurre un programma tutto mio, quindi finché riuscirò regalerò sorrisi anche da os, poi magari solo in televisione. Anche attrice, se si può dire così, ho fatto diversi spot pubblicitari, il primissimo è stato quello per Ford Fiesta Automotive, molto divertente, un ambito molto divertente, secondo me molto di più della moda in sé. L'ostacolo più grande in quel campo lì sono sicuramente i milioni di casting e la competizione, che ce n'è abbastanza, più che altro perché siamo tanti. La mia giornata tipo parte prestissimo, se vi posso fare un esempio, di solito mi sveglio alle 5:30, 6:15 quando è tardi, entro al lavoro nel mio bel centro e fino alle 2 circa, alle 2 esco. Quando sono aperte le palestre, ringraziando il Signore adesso si può fare, vado in palestra o magari vado la sera e poi mi dedico all'altro lavoro, quindi ricerca di contatti, ci proponiamo io e la mia manager Sonia, oppure non so, anche semplicemente dedicandosi ai social, quindi creare contenuti che sembra una cavolata, in realtà vi garantisco che richiede tanto tempo, tanto impegno. I contenuti che porto sui social principalmente sono quelli legati alla mia vita a 360 gradi. Amo condividere lo sport che faccio, quindi il fitness, ma anche ricette, soprattutto light perché mangio molto bene. Amo condividere anche la vita privata in questo momento, cosa che prima non facevo, quindi visto che mi sono innamorata, perché non farlo vedere?
Vi ringrazio tantissimo e volevo fare un caro saluto a tutti i lettori di Rumors. A presto.